Macelleria sociale, questo è il giudizio del centrodestra, sul piano sanitario regionale, che imposto al ministro Beatrice Lorenzin, rivede un po' tutta la rete ospedaliera abruzzese, penalizzando, questo l'argomento più volte rimarcato anche dall'opposizione in regione, le aree interne, città come L'Aquila e Teramo, che avranno ospedali di primo livello e non di secondo, ovvero al top e con tutte le specialistiche, come invece accadrà per il polo ospedaliero Chieti Pescara. Ma quello che è più grave, sostengono gli esponenti di Forza Italia, è che le decisioni che riguardano la sanità, che corrispondono all'80% della spesa regionale, viene sottratta al dibattito, alla democrazia, dal commissario Luciano D'Alfonso, definito ironicamente l'amministratore delegato di Abruzzo SPA. Da qui la richiesta urgente di un consiglio regionale straordinario e ovviamente il ritiro del piano approvato in giunta. Ma non va innanzitutto che è stato presentato all'insaputa di tutti, senza discutere con nessuno, né con la stessa maggioranza né con l'opposizione, ma soprattutto non è stato discusso con i territori. Un piano della rete ospedaliera che ricalca la macelleria sociale che viene fatto ormai da 2 anni, dove lascia scoperti interi territori. E di piano sanitario regionale si parlerà oggi nel Consiglio Comunale straordinario convocato all'Aquila, con la partecipazione dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. Anche qui l'opposizione di centrodestra è pronta a dare battaglia, la maggioranza di centro-sinistra considera invece ancora percorribile l'ipotesi di creare un ospedale di eccellenza in rete, l'Aquila Teramo, sul modello di quello di Chieti Pescara. È chiaro che l'assessore Paolucci dovrà dare una difesa d'ufficio di cose di cui neanche è a conoscenza, dato che sono state fatte dal commissario delegato nonché presidente della regione. La battaglia sarà semplicemente una. L'Aquila non vuole solamente essere nominata come capoluogo di regione facente funzioni, ma poi viene spogliata della cosa forse più importante, il diritto alla sanità dei propri cittadini, come tutte le aree interne. Siamo arrivati nella fase in cui l'applicazione del decreto Lorenzin impone la scelta degli hub di primo e di secondo livello, scelta che diciamo, non è tanto una scelta, ma quanto quasi un obbligo a rispettare dei parametri che alcuni ospedali possiedono e altri no. La discussione che si cerca di fare per ovviare alla possibilità che l'ospedale dell'Aquila non venga classificato come hub di secondo livello è quello di poter provare, se ce ne fossero i margini, a poter ragionare insieme all'ospedale di Teramo per poter insieme raggiungere i requisiti appunto, che consentono di avere questa certificazione.